Oceani, vita e sostentamento, questo è il tema della giornata degli oceani che si celebra quest'anno. Il tema scelto per il 2021 vuole sottolineare il ruolo dei mari per la produzione di ossigeno e cibo e per l'assorbimento della CO2. La giornata vuole anche sostenere il movimento globale 30x30, sostenuto da scienziati e ambientalisti di tutto il mondo, che vuole arrivare a far dichiarare area protetta nel 2030 almeno il 30% della superficie terrestre. Centinaia di organizzazioni in tutto il mondo sono mobilitate per celebrare la giornata con avvenimenti in presenza e virtuali. Anche l'Istituto Caboto di Gaeta ha voluto prendervi parte. Un patrimonio inestimabile del nostro mondo, praticamente. Noi non possiamo distruggere, diciamo, l'habitat dove viviamo. Deve essere una nostra prerogativa. Non possiamo inquinare una delle bellezze inestimabili del nostro mondo. Quindi deve essere nostro lavoro primario e occuparci della salvaguardia di tutti i nostri mari. Salvaguardare il patrimonio marino significa ovvero tutelare i nostri mari, i nostri oceani e soprattutto valorizzare le nostre coste. Il mare per l'Istituto Caboto è vita, è ambiente da salvaguardare, da vivere, da tutelare. Quindi è molto importante per noi mandare un messaggio di partecipazione e di riflessione ai nostri studenti, proprio perché l'oceano è uno dei più grandi ecosistemi che abbiamo. Le due grandi minacce della nostra epoca per gli oceani sono l'inquinamento da plastiche e il riscaldamento globale. Si calcola che in media ogni anno 8 milioni di tonnellate di plastica finiscano in mare e che al momento ce ne siano oltre 150 milioni. E noi dobbiamo considerare che la maggior parte dell'ossigeno che si trova nell'atmosfera e che noi uomini e animali respiriamo viene dall'azione fotosintetica del fitoplancton degli oceani. Secondo una ricerca del World Economic Forum, di questo passo nel 2050 negli oceani il peso complessivo della plastica supererà quello degli animali marini. È importantissimo tutelare il nostro mare, perché se abbiamo un mare sano siamo sani anche noi. Il problema delle plastiche nei mari è fondamentale, importante da risolvere. Assolutamente sì, e su questo il parco è molto attento. Siamo uno dei parchi plastic free e stiamo anche facendo con le amministrazioni del Golfo delle iniziative per aiutare i pescatori a raccogliere le plastiche bare.